Registrazione. Allora, perfetto. E vi chiederei di cancellare quello che vi ho fatto caricare prima, ovvero i vari shape. Se riuscite a caricarvi l'altro, che è quello sulla copertura del suolo. Quindi sempre aprite il gestore delle sorgenti, vettore, e poi sempre sui tre puntini vi caricate questo shape qua, che è specifico per la copertura del suolo. In questo caso qui questo è il comune di Padova. È sempre Esri Shapefile. Però devi andare sulla parte, dovresti avere un'altra cartella. Una volta che ci siete tutti, vi volevo far vedere un attimo quello di cui parlavamo prima sui sistemi di riferimento locali e globali, per farvi vedere un attimo anche la differenza. Quando ci siete tutti, ci avete tutti caricato? No, quell'altro è il cielo, esattamente. Ci siete tutti? Adesso se nella barra di stato possiamo utilizzare, ad esempio, se io gli do questo il VGS84, che è un sistema di riferimento globale, e gli dico applica, vedete che l'immagine che avevamo prima è strecciata, in quanto lo shape, che ha come sistema di riferimento il 3003, prende un'altra griglia, di conseguenza si ridimensiona, e vedete che appunto cambiando la griglia cambia anche l'estensione dello shape. Se io provo a dargli un altro sistema, che è quello ad esempio, che è il che è sempre un sistema di riferimento globale. Adesso sembra più o meno simile, però in realtà è un po' differente, perché se proviamo a mettere il Montemario 3003, vedete che non cambia di molto, però un pochino cambia. E questa è la differenza fondamentale, cioè, di quello che dicevamo prima sul fatto di essere a livello globale e locale. Però, tipo, voi state conto che ogni file è codificato in base a un sistema di riferimento. Di conseguenza noi possiamo cambiare da list, sì. E Qua possiamo. potete dirgli come lui deve leggere quel file, però cambiando Esatto. questo, voi non state cambiando il sistema di riferimento del file. Per farlo dovete fare esporta salva con Sì, nome esatto, e cambiarlo. e salvarlo con un altro sistema di riferimento. Se no, qua non state cambiando il sistema di riferimento del file, state cambiando il modo in cui lui lo legge, tra virgolette. È come se avete un testo in italiano e gli diceste: questo testo è in spagnolo e lui prova a leggere in spagnolo e non ce la fa e viene fuori un casino. Questo. Quindi, quando volete cambiare il sistema di riferimento di un file, perché quando dovete fare dei geoprocessi, si chiamano, che ve li farò vedere dopo Edoardo, dovete avere dei file nello stesso sistema di riferimento, perché giustamente se devo vedere se si sovrappongono o no, per esempio, devono stare sullo stesso piano. Per farlo è necessario cambiare il sistema di riferimento. Per cambiare il sistema di riferimento, tasto destro sul layer, esporta, esatto, Porto, sì, e poi salva il menticolone, e vi selezionate un altro sistema di riferimento e giustamente. allora lui lo cambia. È chiaro? Meraviglioso. Ok, e allora, per farvi capire, prima avevamo parlato appunto della tabella attributi, quindi dell'estensione appunto .dbf. Se noi che andiamo a schiacciare sul tasto destro del nostro shapefile, possiamo dirgli di aprire la tabella attributi, e
e vediamo appunto le informazioni che sono presenti all'interno del nostro dato spaziale. In questo caso qui abbiamo tutte le coperture del suolo, ok, che sono presenti all'interno del comune di Padova. Adesso volevo far vedere, ad esempio, se a noi ci interessa di questo shape evidenziare solo, ad esempio, un singolo file, andiamo nella barra degli strumenti e andiamo a schiacciare questo file qui sulla freccetta, apriremo questa parte qui che è seleziona elementi, e poi andiamo ad esempio a evidenziare questo elemento, comunque un elemento H, cioè scelto da voi, in questo momento qui lui ha preso in evidenza questa geometria qua. Per vedere che geometria abbiamo selezionato, riapriamo la tabella attributi. Qua in basso lui ci fa vedere tutti gli elementi. Se noi chiediamo di vedere solo gli elementi selezionati, vedete che lui ci seleziona solo l'elemento in giallo, che in questo caso, nel mio caso, è ad esempio un cimitero. Vabbè, non molto felice come cosa, non l'ho fatta apposta però. E qui possiamo scegliere, ad esempio, in questo caso qui selezioniamo gli elementi, mentre gli altri sono per una selezione a mano libera con un cerchio o con un poligono, nel caso in cui vogliamo selezionare un'area degli elementi. Una volta che abbiamo visto gli elementi che abbiamo selezionato, per deselezionarli basta andare un po' più a destra e c'è questo deseleziona tutto. E vedete che è sparito l'elemento che avevamo selezionato. Mentre sulla sinistra, sempre vicino alla selezione delle geometrie, abbiamo le informazioni degli elementi, che è semplicemente ci andiamo a interrogare il nostro shape, e sulla destra ci compaiono quella che sarebbe la tabella attributi, quindi tutte le informazioni della geometria che abbiamo preso in considerazione, che ci avete qua sulla destra. Adesso, ok, quindi una volta che avete preso le informazioni di questo elemento, potete anche spegnere il tutto. E adesso vi volevo far vedere quello che invece è la parte di stile, che lo trovate sulla proprietà. Se voi andate sul vostro shape e schiacciate il tasto destro, andate su proprietà e vi si apre tutta questa serie di funzioni. Noi andiamo su simbologia e qui diciamo che possiamo andare a modificare i colori e la visualizzazione grafica del nostro shape. Ad esempio, se volete cambiare il colore, volete metterlo rosso o addirittura un riempimento trasparente in modo che vi faccia vedere solo i contorni. Quindi qui è un po' più una scelta appunto stilistica di come volete far vedere il vostro shape una volta che esportate il file. Quindi, ad esempio, se vogliamo mettere un altro tipo di riempimento, facciamo semplice. Adesso non più mettere il colore. Ok, qui ce l'ho di nuovo verde. In questo caso qui un'altra cosa interessante da fare, come in alto vedete che avete il simbolo singolo. Se voi tirate giù la tendina avete varie tipologie. Per esempio il categorizzato vi permette, a seconda delle colonne che avete nella tabella attributi, di categorizzare il vostro shape a seconda di quello che preferite. Ad esempio, per quanto riguarda il livello 1, e quindi ci dice le tipologie, se ad esempio è verde, cementificato, che è una suddivisione che è presente all'interno dello shape, quindi fate colonna LC livello 1 e poi gli date la
la classificazione, vedete che lui vi divide in base ai valori che avete con, se aprite la tabella, questi sono i valori che avete per la colonna. Se io gli do applica, vedete che mi divide mi divide lo shapefile a seconda dei miei colori. Allora, in questo caso qui, se andiamo a vedere la tabella attributi, ad esempio l'1 che noi abbiamo fatto in rosso sono le parti cementificate, mentre il 5 a occhio sono i corsi d'acqua. E diciamo che è utile soprattutto per avere per chiarire un attimo meglio anche la visualizzazione del vostro shape, come in questo caso ci rendiamo conto le parti che sono cementificate, quindi quelle costruite rispetto magari alle aree verdi del comune di Padova. Ah, qui ovviamente i colori io ho generati a livello casuale, però se voi poi andate sempre sulle proprietà, potete cambiarli e scegliere voi insomma, il colore che volete per visualizzare meglio. Ad esempio, io ho messo in rosso le parti cementificate e in verde per far notare di più il contrasto tra quello che è la parte costruita e la parte di vegetazione. Allora, perché allora no, sulla tabella attributi, se noi mettiamo in ordine di livello, vedete che tipo l'1, se poi andiamo a vedere la leggenda, è strade a transito, cioè ci sono strada a transito veloce, tutti gli uno fondamentalmente scuole, le reti ferroviarie, il tessuto urbano, quindi sempre quando fate il categorizzato magari prima guardatevi sempre la tabella per capire anche come categorizzare il vostro shape, poi potete categorizzarlo come volete, cioè potete categorizzarlo anche per la data, però non è molto utile perché è unico il valore o per il codice numerico. Il problema è che non vi dà una categorizzazione effettiva, cioè la categorizza, però poi effettivamente questa cosa qua dei livelli è meglio in quanto vi suddivide le aree in base al loro uso di suolo. Sì, esatto. Allora, quindi esattamente, allora. Ad esempio, riapriamo su Quick Map Service, andatevi a aprire un Esri o un Google, quello che vi pare a livello di satellite. Vedete che ovviamente lui, essendo inserito in Monte Mario 3003, ve l'ha già sistemato in quello che è il comune effettivo di Padova. Poi, andando sempre sulle proprietà, quindi tasto destro sullo shape proprietà, scusami. Ok, sì. Okay. Qui avete l'opacità, quindi la trasparenza. Se noi magari lo mettiamo a magari 40%, vedete che diventa trasparente. Se noi andiamo a zoomare vediamo che ci fa vedere anche il satellite. E è visibile come ad esempio questa che era una strada che noi abbiamo colorato in rosso, ritorna a livello satellitare perché effettivamente è una strada. E quindi abbiamo anche dal punto di vista visivo un riconoscimento tra quello che abbiamo categorizzato e quello che è le proprietà e gli attributi dello shape. Un'altra cosa interessante è ad esempio se non so, ad esempio, una cosa interessante potrebbe essere, mettiamo il caso che noi selezioniamo Prato della Valle e vogliamo creare uno shape che ci indichi solamente Prato della Valle,
andiamo a fare un tasto destro sul nostro shape generale, facciamo esporta, salva come elementi, diamo il nome al file, lo chiamiamo Prato della Valle. Una volta che l'abbiamo chiamato, una volta che abbiamo dato il nome al file, dobbiamo sempre schiacciare i tre puntini per dirgli dove stiamo andando a salvare il nostro shape. In questo caso io me lo salvo su processi. E quindi qui gli avete dato tutto diciamo il percorso che il software deve fare per trovare quello shape. Dopodiché, sulla codifica qui c'è un salva solo geometrie selezionate. Cliccate sopra il salva solo geometrie selezionate perché altrimenti vi salva tutto lo shape e date il comando ok. In questo caso, se io spengo il nostro shape di copertura del suolo, vedete che mi rimane solo lo shape di Prato della Valle con la tabella attributi. Per quella geometria. È interessante perché se vi serve di uno shape in generale una singola parte, così riuscite a salvarvi quella singola parte andando appunto a selezionarvela e poi, come abbiamo visto, facendo tutto il processo di salvataggio. A questo punto vi direi, giusto per provare, proviamo a salvare anche il progetto, quindi salviamo con nome. Decidete voi il nome da dargli, io mi sa che lo chiamerò Walser River, sempre su progetti, cioè sempre su processi. E in questo caso qui adesso noi abbiamo il nostro progetto che è salvato, di conseguenza poi quando andiamo a fare tutte le nostre combinazioni, quindi magari i differenti lavori, poi a una certa magari è sempre cosa buona salvare il progetto, appunto perché essendo un open source può capitarvi che dopo un paio di ore di lavoro si chiuda da solo, che è una cosa che è abbastanza frequente poi quando inizierete a lavorare con QGIS. Quindi adesso ci siete tutti più o meno, siete tutti riusciti a... Ah, hai provato sempre su Monte Mario? Non te la prende? È acceso, in teoria è acceso. Sicuro? Vabbè. Esatto, lo selezioni, dopodiché, allora, si seleziona un elemento X, ad esempio io seleziono questo, dopodiché si va su Esporta, tasto destro sullo Shape. Salva elementi come, qui dai il nome al tuo file, dopodiché io sono già qui dentro, quindi magari gli do il nome e poi faccio salva, e dopodiché spunti il salva solo le geometrie selezionate. In modo che lui ti salva appunto solo quello che tu gli hai detto di salvare. Mentre nel caso, allora, dimmi, no, no, in realtà non lo so, no, non so di nota. Ok, mentre poi se QGIS o QGZ è indifferente. Siete tutti riusciti a salvarvi un elemento selezionato? No? Non ti viene l'aspetto? Perché vuol dire che no? Grazie.
quando, per esempio, magari zoomate e non e vi perdete il lo shape, ad esempio così io non lo vedo più lo shape, no? L'ho completamente perso. Fate tasto destro, c'è questa voce qua che è zoom su layer, ci schiacciate, vedete che ritorna subito nel caso in cui perdete l'ancoraggio con la vostra area di visualizzazione e vi ritorna subito sul punto. Vi farei vedere anche se in realtà non è troppo. Mentre nel caso in cui volete creare un vostro shape file per non lo so, magari andare a prendere in conto, appunto come avevo detto in precedenza, magari volete fare un contorno al comune di Padova, quindi fare un'area di studio. Andiamo sempre sulla barra degli strumenti, su questo simbolo che c'è scritto nuovo shape file, e qui come prima date il nome allo shape che volete creare, in questo caso magari io lo chiamo area studio. Quindi sempre i tre puntini, in modo che gli diamo il percorso, processi. Qui possiamo decidere il tipo di geometria, che come abbiamo visto prima erano appunto punto, multipunto, linea, poligono. In questo caso qua, siccome andiamo a a voler delimitare un'area, gli diciamo il poligono. Gli dobbiamo dire il sistema di riferimento, in questo caso usiamo quello del progetto, quindi 3003, e poi possiamo decidere se all'interno della tabella vogliamo un testo, numeri interi, decimali o la data. In questo caso faccio numeri interi. E poi diamo l'ok e vedete che ha creato questo shape, che è uno shape nuovo, quindi la tabella attributi, siccome è completamente è appena stato formato, non ha niente, quindi andiamo dove c'è la matita, quindi l'attiva modifiche, e come vedete appena attiviamo le modifiche, intanto vi rimane sul simbolo del vostro shape, vedete proprio la matita, quindi finché voi non deselezionate la matita, siete in continua modificazione, e poi magari vi si apre una serie di comandi, come quella che può essere l'aggiungi elemento poligonale, e quindi voi con il mouse andate a selezionare la vostra area di studio. Adesso io la faccio abbastanza. Poi quando avete finito di chiuderla, date tasto destro, gli date ad esempio il D1, e vedete che vi ha creato questo poligono,
Dopodiché, se noi adesso proviamo a togliere la spunta dell'attività della modifica, ci chiede se vogliamo salvare le modifiche al vettore che abbiamo fatto. Se diciamo di tralasciare, ovviamente il vettore ci ritorna come prima, quindi senza l'area che gli abbiamo voluto dire, mentre noi facciamo salva, e di conseguenza se poi andiamo a vedere sulla nostra tabella attributi, vediamo che ci ha salvato il fatto che noi abbiamo dato questa posizione che è l'ID1. E quindi abbiamo questo poligono, vabbè, nel mio caso ho fatto un po' male, però. E anche qui poi, vabbè, sta ad esempio, al posto di utilizzare una scala gerarchica, siccome in teoria dovrebbe essere solo il contorno della nostra area di studio, possiamo andare sulla proprietà e dargli un riempimento trasparente, magari aumentiamo un po' la linea per renderlo più visibile. Questi sono tutti poi cambiamo magari il colore della linea per così è più visibile, insomma. Io metto un colore giallo e così almeno lo vedo bene, e vedete che la situazione è sempre quella precedente, non è che adesso riusciamo a vedere anche lo shape sottostante, che è quello del consumo dell'uso del suolo di Padova. La tabella attributi, oltre appunto a dirvi i dati che sono presenti all'interno del vostro shape, sempre se voi fate caso avete anche qui la possibilità di attivare le modifiche. Se noi proviamo ad attivare le modifiche, ad esempio, vabbè, vi faccio vedere su quest'altro, apriamo la tabella attributi e consumo di suolo. Qui, quando attiviamo le modifiche, si apre una serie di campi, come ad esempio la creazione di un nuovo campo o ad esempio il fatto che noi possiamo eliminare un campo all'interno del nostro shape. Se noi schiacciamo su elimina campi, ad esempio io voglio eliminarli perché magari sono informazioni che neanche che non ci interessano, di conseguenza, soprattutto con questi shape file scaricati dai portali, molte volte hanno un sacco di informazioni che possono essere superflue per gli studi che dobbiamo fare. Ad esempio, a me non mi interessa la superficie in ettari, quindi clicco sulla superficie in ettari e gli do ok, vedete che me l'ha tolta. In questo momento qua non è niente di salvato, quindi se per sbaglio vi sbagliate, basta che fate tralascia e vedete che ritorna. Nel nostro caso invece io volevo proprio eliminarla, quindi la tolgo e poi una volta che gli dico di salvare ho perso quell'informazione per sempre. In questo caso qui, ad esempio, torniamo sulla modifica perché volevo farvi vedere un'altra cosa, che è il calcolatore dei campi, che se noi apriamo la tendina vediamo che possiamo creare un nuovo campo o addirittura aggiornare, in questo caso qui, possiamo anche aggiornare un campo esistente, però nel nostro caso ne creiamo uno nuovo, lo chiamiamo area come quello che avevamo in precedenza. Qui possiamo appunto scegliere se numero decimale, testo, numero intero. Dopodiché, per calcolare l'area, qui avete la parte fondamentalmente di scripting, quindi di codici. Se uno sa un minimo di programmazione può benissimo da qui, io non lo so fare, però può programmare, e quindi era quello di cui si parlava in precedenza, il fatto che i campi che voi create poi potete gestirveli in maniera completamente autonoma e a seconda di quello che vi serve. Nel nostro caso a noi ci interessava appunto calcolare l'area delle varie geometrie, quindi andiamo su geometrie, vedete che qua c'è dollaro area, fate doppio clic. Lui vi darà un'anteprima di quello che stiamo andando a fare. Ovviamente l'anteprima si ha solo nel momento in cui il codice che state dando per creare il nuovo campo è giusto. Mentre se l'anteprima vi dice non ho trovato nulla o comunque è sbagliato, non vi fa fare neanche l'ok. Se noi diamo l'ok adesso, vedete che ha creato un nuovo campo, in cui, appunto, avendo scelto i numeri interi, mi dà delle aree senza numeri decimali successivi alla terza virgola.
E questo ed è una cosa che possiamo fare, quindi possiamo uscire dalla modifica e dirgli di salvare. Questa è una cosa che possiamo fare con tutti i shapefile. Siete riusciti tutti più o meno a fare questa cosa qui? Sì, lisci? No, perfetto. E questa è una cosa interessante perché, ad esempio, se io avessi fatto una cornice di area di studio effettiva sul comune di Padova, poi potevo andare sulla mia tabella attributi, aprire la modifica, dirgli di crearmi un nuovo campo, lo chiamavo appunto anche questo area, gli facevo la geometria, gli dicevo dollaro area e lui in teoria mi calcolava l'estensione del comune nel caso in cui appunto non abbiate lo shape, quello scaricato dal geoportale. Allora, vediamo un paio di altre cose che si potrebbero fare. Adesso devi fare tasto destro. No, aspetta, come hai fatto? Quello lì come l'hai fatto? Ok, è schiacciato, no? Devi schiacciare, esatto, tasto destro. Esattamente. Questo perché tu l'hai fatto stai modificando la copertura di suolo, di conseguenza lui ti chiede tutti quegli elementi lì, quindi se tu avessi un'area di copertura di suolo X, dovresti mettere il codice NUM, i livelli e le varie cose. Se tu provi a fare ok, sì, te lo fa, però ad esempio se gli chiedi le informazioni non ci avrai scritto niente. Ricordarsi sempre una volta che, beh, intanto di salvare il progetto mentre lavorate, quello è sicuramente fondamentale. E una volta che avete finito le vostre modifiche sugli shape, di spuntare la matita. Nel caso in cui volete magari modificare la geometria che avete creato, si può andare su questo pulsante che è gli strumenti al vertice. E andando a selezionarli possiamo creare, ad esempio in questo caso qui, possiamo creare nuovi punti in modo da cambiare la geometria del file che abbiamo preso in considerazione. Sempre tasto sinistro per la selezione, poi tasto destro per annullare tutto. Ok, allora, ovviamente a seconda dello shape che volete modificare, lui vi permette di toccare i differenti vertici. Ad esempio, qui ho creato un altro punto. Allora, vediamo un po'. Ah, poi c'è questo strumento che è il righello che avevo accennato in precedenza quando avevamo fatto un po' di parte teorica. E questo è abbastanza intuitivo, nel senso che schiacciate sopra qui al righello e poi tirando una linea avete il misuratore che vi dice in metri quant'è la lunghezza del segmento che avete preso in considerazione. Ad esempio, facciamo finta che il fiume sia rettilineo, possiamo dire che il segmento del corso d'acqua è lungo x metri, in questo caso 7255. Dopodiché, allora, allora, vediamo un po'.
Quello selezionato. Allora, oh, scusa, te lo faccio vedere subito. Allora, basta che prendi, ad esempio, sempre su... ti selezioni lo shape che ti interessa, perché se non selezioni lo shape non, poi non, non puoi andare a evidenziare la, la geometria che vuoi. Ad esempio, ok, perfetto. Quindi selezioni la geometria, dopodiché vai sullo shape da, da cui l'hai selezionata, gli dici esporta, salva con nome. Il formato lo metti Esri Shapefile. Dopodiché gli dai il nome del file, quei tre puntini gli dici al software il percorso che deve fare per trovare il suo, il, lo shapefile che vuoi creare, gli dai il sistema di riferimento che in questo caso qua noi stiamo usando il 3003 e dopo spunti il salva solo le geometrie selezionate. Ad esempio, io questo lo chiamo prova. Io ho il percorso salvato le geometrie, se schiaccio ok e spengo il layer sottostante vedo che mi è rimasto questa geometria qui e quella di Prato della Valle che avevo selezionato in, in precedenza. E la gestione del layer è anche importante perché adesso una volta che poi andiamo si entra in quello che è il compositore di stampa, quindi quando si vanno a creare poi la parte finale, quindi gli output che sono le carte geografiche, la vostra leggenda si basa sulla la vostra gestione dei layer. Quindi tutti i file che avete nella parte sinistra vengono visualizzati una volta che gli chiedete di costruire una volta che chiedete al software di costruire una leggenda, vi vengono evidenziati tutti i layer che avete anche se non sono accesi, quindi poi sta a voi decidere quali volete per fare la vostra leggenda sulla vostra carta geografica. E poi andiamo. No, quasi quasi, scusa. Vabbè, a questo punto c'è un po' di tempo. Faccio vedere anche il compositore di stampa, che tanto comunque un po' di tempo c'è. E allora, quindi il progetto è salvato. Facciamo finta che questo sia il nostro progetto. Quindi noi andiamo su nuovo layout di stampa. Lui quindi vi chiederà di dare un nome al vostro layout di stampo, noi ad esempio lo chiamiamo prova, e quindi vi apre un'altra finestra e diciamo che in questa finestra andiamo a creare quello che è la nostra carta geografica, quindi quello che noi vogliamo rappresentare. Schiacciando su aggiungi una nuova immagine al layout, dopodiché ci mettiamo sull'angolo del foglio e vediamo che... Un secondo che carica, in teoria. No, fatto. Ah, ok, allora no, è aggiungi una nuova mappa al layout e poi... l'ho inquadrato tutto il foglio e vedete che mi ha riportato fondamentalmente quello che io avevo nella mia area di visualizzazione. E nella parte in alto a destra avete tutti è una specie di anche questo di gestione del layer, nel senso che voi potete bloccare gli elementi in modo che poi non vengano modificati. Ad esempio in questo caso qui se provo a spostare la mappa, ma fa spostare perché l'ho bloccata. E in basso è tutta una serie di, possiamo dire, di informazioni da gestire, ad esempio per quanto riguarda il reticolo, come spostare l'immagine, come ridimensionare il layout. Ovviamente come tutte le carte...
geografiche abbiamo bisogno di un'altra serie di informazioni, quindi ad esempio andiamo ad aggiungere qua in basso, cioè nella parte sinistra abbiamo ad esempio il aggiungere una nuova barra di scala, quindi noi cioè, andiamo sulla nostra carta, creiamo un'area e vediamo che ci crea questa barra di scala che poi possiamo andare a modificare andandoci qua sopra. Dov'è? Allora, dimensione 100. Ok, allora, poi andando su proprietà del progetto, sì, su proprietà dell'oggetto, vediamo che ad esempio possiamo decidere il numero di segmenti o ad esempio l'unità di barra, se metterla in chilometri, miglia, o addirittura possiamo cambiare i colori. Ma possiamo decidere se dargli uno sfondo, quindi in questo caso, ad esempio, se lo lascio così, almeno io non riesco a leggere i numeri, quindi se gli do uno sfondo, vabbè che è brutto da vedere, però almeno ci sono i numeri. Ricordate sempre di selezionarvi per vedere la proprietà dell'oggetto, perché sennò lui non ve lo fa vedere. Sì, infatti, stavo. La stavo Non ci capisco. Riquadro sì, è vero, sì, qua. E qua ad esempio a me piace molto quello con le tacchette in alto e potete cambiare insomma lo stile della vostra scala che volete mettere sulla carta. Un'altra cosa è la leggenda, come vi dicevo prima, che funziona con lo stesso modo con cui create la scala. E come avevo detto in precedenza, vedete che quello che porta la leggenda è semplicemente quello che noi poi abbiamo nella nostra gestione dei layer, oltre al fatto che il categorizzato ve lo divide in base alle categorie che gli avete dato, questo per rendere anche un po' più per esplicitare un po' anche quello su cui stiamo lavorando. Nel caso in cui, ad esempio, in questo caso qui, ad esempio, io la prova e Prato della Valle non mi interessano, quindi al posto di dirle aggiorna automaticamente, spunto, e poi vado a selezionare la prova e Prato della Valle e gli dico guarda, non mi interessano, ma neanche il Google Satellite magari, e mi creo la mia leggenda con appunto l'area di studio, la categorizzazione dell'uso del e la categorizzazione dell'uso del suolo, che comunque può essere anche questa sistemata. Ad esempio, così io gli ho tolto la parte blu che non aveva nessun valore, io l'ho lasciata così. Poi qui possiamo andare a modificare, quindi con un doppio clic sempre sulla leggenda possiamo cambiargli il nome, mettere uso del suolo, ad esempio. In modo da più che altro la cosa più importante secondo me in una carta geografica è che si presenti da sola, quindi che non ci sia nessuno cioè che sia capibile anche da una persona che non sa che lavoro avete fatto, ma semplicemente guardando la leggenda e quello che voi avete rappresentato riesca a capire cosa voi volete dire con questo output cartografico. E una volta che dopodiché si possono anche. Allora, vediamo no, questa è per la T è per aggiungere del testo. Quindi, magari se volete dare un titolo alla vostra carta, chiarla, ad esempio, la chiamiamo Walls and Rivers. E qui ovviamente, vabbè, non si vede perché, però anche qui possiamo andare a cambiare il colore, quindi magari la mettiamo di giallo, possiamo decidere se metterla al centro o in basso, l'allineamento rispetto alla griglia che gli abbiamo dato, e poi possiamo anche
andare a sceglierci il carattere, quindi magari un grassetto, siccome non lo vedo bene, magari gli metto una cosa un po' più alta. Qui abbiamo i vari tipi, tipo Word, i vari stili, una casa va bene, dando ok. Vabbè, adesso in questo momento la parte ok. E poi una volta che siete tranquilli, sempre su questa parte qui, potete selezionare i vari con il seleziona esposto oggetto, che qua in alto potete appunto selezionarvi i vari oggetti che non sono stati bloccati, perché se vedete il fondo, quindi tutta la parte della carta, non posso selezionarla. Se io spunto, vedete che me la prende, quindi posso spostarmela e fare un po' quello che mi pare. Questo serve soprattutto per quando iniziate a lavorare con tanti oggetti. Per una volta che hai definito di lavorare su uno, lo bloccate in modo che vi rimanga fissato e non si sposti con gli altri elementi. Dopodiché c'è l'ultimo, che è aggiungere una nuova immagine dal layout. Il procedimento è sempre quello che abbiamo utilizzato per creare la leggenda, il titolo e la scala. Qui lui vi apre sulla proprietà dell'oggetto avete una cartella di ricerca. Non so se. Siete riusciti più o meno tutti a vedere un attimo queste cose qui? O. Sì. Ho cliccato su questa icona qua, che è aggiungi una nuova immagine al layout, e poi il procedimento è sempre quello, cioè nel senso delineiamo un'area a nostro piacimento e poi a seconda di, cioè le dimensioni poi vengono scelte una volta che la mettiamo dentro. Ad esempio, di solito si mette la freccia del nord, adesso qui, boh, vabbè, il genere. Quindi lo scegliamo, in realtà poi ci sono anche una serie di siti internet tipo Flickr, dove potete trovarvi le immagini, i PNG, e potete caricare, cioè potete anche scegliere voi ad esempio, quello che, perché questa è la cartella di ricerca, sono delle icone che vi dà QGIS preimpostate, se no noi possiamo fare anche aggiungi. E se avessimo un PNG, possiamo caricarlo comunque sulla nostra carta geografica. Una volta che secondo voi vi sembra, insomma, che la carta vada bene, sì. È già in A4. Ah, sì, ok. Sì, il fatto è che poi adesso Sì, abbiamo. poi Sì. bisogna vedere Cioè, sì, dipende a seconda di quello che vi interessa. Poi qui avete i formati, quindi a seconda dell'immagine che dovete creare, sappiate che se fate tasto destro c'è la proprietà della pagina, e quindi andate anche un attimo a impostarvi come volete rappresentare la carta. un'altra cosa che potete fare, per esempio, è mettere più mappe che Sì. prendono dallo stesso. Per esempio, potete bloccare gli stili di questa mappa qua, cliccando sull'oggetto Sì, mappa 1. sì. Ah, ok. No, non bloccare il layer. Sblocca. Vai su mappa 1. Blocca layer. Blocca stili per i layer. E per esempio, voi adesso questa, se voi cambiate, perché lei continuamente, no, prende dal vostro progetto, Sì, nel quindi senso che se noi ad esempio spegniamo il satellite e Esatto. poi gli diciamo di riaggiornare. Sì, però adesso abbiamo Ah bloccato no, i layer, quindi non è succede. vero, Se però noi se non avessimo bloccato i sblocchiamo, layer, questo. sparisce. E c'è questa continua comunicazione, no? Quello che noi possiamo fare è bloccare questa comunicazione e, per esempio, ad esempio, mettere due mappe differenti in cui ho layer visualizzati del progetto differenti, no? Per esempio, una metà che mostra, non so, una tematica. Esatto. E si può sezionare sempre con lo strumentino la mappa, anziché selezionare tutta l'area.
Tutte le cose che andate a inserire che non sono strettamente collegate con l'area di visualizzazione, ce l'avete qua sulla sinistra. E se guardi, allora qua c'è aggiungere una barra di scala del layout. Quindi fai proprio, gli delini tu un'area. Come... Esatto. Poi te la trascini. No, così non te la fa più vedere dopo. E... Cioè, in teoria dovresti riuscire, non ci vai sopra, dovresti riuscire a spostarti in maniera abbastanza autonoma. Però... sì, è quella un po' un... No, è vero, però te la... Tolleranza di aggancio? Io c'ho tipo 5 pixel, però in realtà non... Ok, te la fa, perfetto. E poi se vai su proprietà oggetto... Ok, lì, no, ci sei, giusto? No, no, esatto. Puoi cambiare lo stile, i chilometri, il numero di segmenti, come ho fatto vedere prima, quindi... Sì, esatto, poi, diciamo che puoi un attimo personalizzare la vostra carta. Una volta che siete soddisfatti che, insomma, il lavoro... avete finito la... La costruzione della vostra carta, qui sopra, oltre ad avere la possibilità di stamparlo, potete esportarlo o come JPEG, o come SVG, o come PDF. Quindi ad esempio nel PDF, e andiamo sempre sul nostro QGIS, in questo caso qui, questo è un output, lo salviamo. Da questa roba qua, always export as a vector. Ah, questa è la nuova parte che di solito non chiedeva, che ci chiede di esportarlo... sempre come vettore, come RDF metadata, che in realtà non so bene la differenza. Proviamo a fare salva. E quindi in teoria io adesso sul dentro la mia cartella QGIS output dovrei avere, esatto, la mia... Sì, adesso lo faccio rivedere. Allora, dicevo, una volta che avete finito, ci sono questi tre icone qua, che sono o per esportarlo come immagine, o come SVG, o come PDF. Di solito, almeno io, esporto sempre in PDF, che così siete sicuri che una volta che avete fatto il lavoro che avete fatto è bloccato, e anche se la passate ad amici e familiari, non possono, cioè, rimane la vostra, non può essere modificata. Quindi schiacciamo, e questo la chiamo prova 2.0. Facciamo salva, qui vabbè, chiede le opzioni per essere esportata, va bene export RDF metadata, text export sempre il raccomanded, fate salva, lui vede che sta caricando e poi vi dice l'esportazione è avvenuta con successo, quindi su QGIS, ritornando sull'output, vedete che ho salvato la 02. E poi volevo vedere un'altra cosa da farvi vedere. Ci sono dubbi riguardo al compositore di stampa? So che è una parte un po' del, cioè se non siete riusciti a fare qualcosa, ditemelo che lo ripeto, perché poi sono andato abbastanza dritto, ma so che è sempre un po' un problema. Ah, un'altra cosa importante, perché mentre nel 2018, quando esportavamo la carta geografica, ci chiedeva dopo la risoluzione che noi volevamo,
Nella nuova versione c'è l'opzione di esportazione, qui scegliamo noi insomma la risoluzione a cui vogliamo esportare l'immagine. In realtà questa è un'opzione, diciamo, non, è una cosa abbastanza opzionale, però è importante perché ad esempio se avete una ricerca o comunque quando fate una tesi in cui iniziate a caricare sopra il vostro Word una serie di carte, cioè pesano dopo un po' e quindi anche il gestire la risoluzione a cui esportiamo la carta è importante perché rischiate poi di avere veramente dei file grandi e vi si inchioda Word. Quindi di solito almeno 300 o mi sembra anche 280 va più che bene. Per aprire Google Maps devi andare sull'interfaccia, quella principale, poi lo spunti e poi torni di nuovo sul tuo compositore e gli dai l'aggiorna la vista. Esattamente. Inoltre, poi diversi layout possono anche essere salvati e riutilizzati adesso. Com'è che si faceva, Fran? Quella cosa. Perché noi possiamo salvarlo, questo qui, e poi possiamo. Vediamo se riesco a farlo. Esatto. Esattamente, ok. Noi una volta che lo salviamo, quindi gli diamo il salva, poi. Se ritorniamo sulla nostra interfaccia principale, apriamo la tendina del progetto e qui sotto abbiamo il layout e vediamo che arriva a prova. Se noi ci schiacciamo su esso, magari chiudiamo questa parte qui, torniamo nel progetto, andiamo in basso sul layout, vediamo che ci ha salvato prova e ci ritorna il nostro layout di stampa. Questo è importante, soprattutto nel momento in cui magari state creando più layout in un progetto, magari avete finito un progetto e qualcuno vi chiede ad esempio una carta con dei colori che voi non avete, senza stare lì a rifare tutto da capo, andate sul progetto, layout, avete tutti quelli che avete salvato e lo rifate insomma nello stile che vi è stato richiesto. Anche questo è molto importante, nel senso che ovviamente tutti i nuovi progetti di stampa è meglio se gli date sempre un nome che sapete che progetto è. C'è tutta una cosa abbastanza personale che però più riuscite a riconoscere e avere dell'ordine in quello che state facendo e sicuramente lavorerete meglio. Diciamo che così quando c'hanno pochi shape o comunque si fanno queste prove qui abbastanza base di didattica non è un problema. Quando iniziate a lavorare per delle ricerche vostre inizia a essere un po' complicato, uno perché avete una serie di shape in più, magari iniziate a fare anche una serie di processi e anche per non impazzire voi, perché poi quando magari vi salta uno shape che avevate fatto, che magari ci avevate messo 2 orette e mezza a farvelo e nel delirio totale delle vostre cartelle non lo trovate più, non riesce più ad aprirvelo, quelle 2 ore e mezza di lavoro che avete usato le buttate nel cestino, insomma, adesso che dovete iniziare da capo. So che sono cose abbastanza ovvie, però io quando ho dovuto fare la mia tesi me l'avevano detto, però poi alla fine uno si scontra sempre con queste cose qui e non sono divertenti. Diciamo che lì sul momento sicuramente uno non ride. Ecco, poi si rifà e non succede niente, però. Allora, compositore abbiamo visto, mi sembra. Ci siamo tutti. Sono le 5 e mezzo. C'è qualcuno ha ancora dei dubbi riguardo a qualcosa da rivedere? Perché più o meno la parte proprio, cioè, in questo momento qui, diciamo che avete avuto abbiamo fatto un intro di quello che è un po' le basi di come utilizzare QGIS, quindi caricare uno shape, cambiargli lo stile, vedere i vari tipi di stile, fare uno shapefile, vedere il compositore di stampa. Poi la prossima lezione che ci sarà Francesco, magari caricheremo anche un paio di raster.
e quindi magari si giocherà anche un po' di più sul raster e cosa possiamo fare all'interno di un raster, tutte quelle cose lì che però sono un po' più complicate, cioè è un po' più complicato soprattutto la teoria che è dietro a quello alle immagini digitali. Nel senso Ok, allora, ad esempio nel caso questo qui che avevo fatto dell'area di studio, che non, cioè, fondamentalmente non ha attributi, tu, come avevo detto, vai sulla matita, quindi gli attivi le modifiche, e poi entri sul calcolatore dei campi e gli crei un campo a tuo piacimento. Ad esempio, prima c'era quello dell'area, però puoi averne anche differenti, ad esempio possiamo dire, posso dirgli i numeri. No, effettivamente, no, infatti ho sbagliato. Bisogna fare nuovo campo. Scusate, gli diamo un nome qualsiasi, quindi ad esempio numeri. Ok. La lunghezza, beh, è indifferente. E vedi che qua te lo crea, quindi puoi andare tu a dirgli a scriverci sopra, e poi una volta che c'hai questa parte qui di numeri. Nel momento in cui, ad esempio, nell'area di studio vai a modificare proprio lo shape, nel senso che ne vuoi fare uno nuovo, lui poi l'attributo che tu gli hai dato te lo chiede. Di conseguenza, magari fai una serie di campi e poi inizi a creare dei poligoni, e ogni poligono puoi descriverlo con i campi che hai deciso tu, insomma. Comunque, sempre attivare e disattivare, perché sennò non salva niente. Dopodiché, magari, quando avete una serie ad esempio nel mio caso, nel caso della mia ricerca di tesi, nel laboratorio eravamo tipo 30 studenti e ogni studente aveva mappato un'area del quartiere Forcellini e le avevano diviso per aree. Dopo, siccome io avevo fatto il merge totale, utilizzavo questa graffetta qui che mi permette di dividere in gruppi, quindi ad esempio lo chiamo shape, e poi all'interno possiamo infilarci tutti i nostri shape file, in modo che poi io quando direttamente dallo shape posso spegnere, accendere e modificarli tutti in una sola volta. Diciamo che questa funzione qui è utile soprattutto quando avete veramente tanti layer all'interno da gestire, e magari ci sono un sacco di layer che voi avete, che avete creato, che però una certa non vi servono più perché l'elaborazione che stai facendo è oltre, ve li mettete tutti in un gruppo e li accendete e gli spegnete, in modo che, per esempio, io che avevo tutti questi layer che erano i vari pezzi del quartiere, una volta che li ho mergiati, quindi li ho fusi insieme, non mi serviva più avere tutti quei shape lì, però non me li sono tolti alla gestione, ma li ho semplicemente messi all'interno di un gruppo, in modo che quando volevo accenderli li accendevo e quando volevo spegnerli li spegni tutti, in poche parole. Poi basta, cioè, diciamo che questa è la parte proprio in generale. Ripeto, se qualcuno ci sono ancora domande e dubbi, cioè, ma ad esempio, sempre sulle proprietà, poi ci sono altre informazioni. Per esempio, se noi andiamo su proprietà dove potevamo fare la simbologia e vogliamo dare delle etichette, che è un po' come lo stile, possiamo dirgli di mettere delle etichette singole, e come vedete l'etichetta si rifà sempre alla nostra tabella degli attributi. Quindi magari io gli dico: guarda, fammi delle etichette con la leggenda. Qui ovviamente avete tutta la parte di testo. Di conseguenza, come verrebbe fuori poi l'etichetta se noi gli diamo applica? Beh, non si vede niente, ovviamente. Aspetta, non ha fatto niente. Aspetta un attimo. Proprietà. Leggenda. Eccolo qua, sono venute fuori. Ci metto un po'.
No, io ho messo apri, ma prima me l'ha fatto vedere quello che leggenda. Però non me lo fa vedere. Allora. Strano. No, 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 è una cosa... sì, allora. Etichette singole, leggenda. Provo a dargli un altro campo, vediamo cosa succede. Però in teoria... Ma prima me l'aveva fatto mentre lo stavo facendo, chissà come. Cioè, non mi mette le etichette. È uscito? Dove? Ok. Aspetta, qui? Questo? Ma sì, si vede che non stacca. Vabbè, in teoria non... Vedi, se gli faccio applica, però non... Ma... No, no, non ti... Cioè, boh... Scusami, fammi provare comprato della valla a sto punto, sono curioso. Proprietà. Etichette. Etichette singole. Leggenda. Applica. Vabbè, questo è un parchi urbani. Adesso... Ah, ok, adesso... Cioè, e vedete che... Ok, riproviamo. Aspetta, sta incasinando. Ah, vedi adesso, ma boh, si vede che non si... si è un attimo inchiodato. Comunque, ecco, in realtà questa cosa qui delle etichette è un po'... Se poi le vuoi togliere, di nuovo, tasto destro, proprietà, etichette, apri la tendina, vedi che poi comunque qui hai anche etichette tramite regole, c'hai cioè una serie di altre opzioni, gli dici non mostrare le etichette, gli dai l'applica e vedi che le elimina. Poi qui ritorniamo sulla simbologia, sorgente, informazioni. E... sì, esatto, cioè... Esatto, sì, più che altro perché tutta la... cioè, diciamo che le nozioni base le abbiamo viste tutte quante. Anche di più in realtà di quello che pensavo di fare. Sì, 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 beh, cioè, diciamo che questa lezione qui era un po' l'introduzione per vedere, cioè nel senso per capire anche quanti la manualità che c'era con quel software QGIS. Dalla prossima volta iniziamo anche a lavorare appunto come deve, anche su prova, esatto, iniziare a fare anche una serie di anche vedere un po' i geoprocessi, quindi cosa... Una cosa un po' più, diciamo, il livello intermedio. Questo è il livello base, la prossima volta c'è il livello intermedio. Sì, diciamo che senza queste cose qui, diciamo che è un po' difficile poi capire, cioè perché l'importante è sempre capire quello, cioè la macchina fa, però l'importante è che tu capisca quello che stai facendo rispetto al software. Grazie a tutti, giovedì prossimo, sempre alle 2:30. E adesso buono spritz a tutti.